Un altro domani, anticipazioni al 5 Giulia è gelosa di Olga. Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Un altro domani, che racconta il problematico amore fra Giulia e Sergio. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 2 al 5 gennaio 2023. Tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 15:50. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla decisione di Elena di non lavorare più in ebanisteria, sull'assunzione di Olga, sulla gelosia di Giulia per quest'ultima, sull'arrivo di Liane e sul piano ideato da Kiros e Carmen per restare insieme. Le anticipazioni di Un altro domani ci segnalano che Ribero chiederà scusa a Maria per averla trattata male. L'uomo, infatti, giustificherà il suo comportamento affermando che le sue azioni sono state spinte dal dolore causato dalla sua rottura con Chloe. Elena informerà Giulia di non volere ritornare a lavorare alla bottega. A quel punto, la giovane sarà costretta a cercare una nuova dipendente per sostituirla. La sua scelta ricadrà su Olga anche se nutre molti dubbi su di lei. Non sapendo cosa fare, Giulia ne parlerà con Sergio che le consiglierà di sottoporre Olga ad un periodo di prova. La giovane deciderà di seguire i consigli del fidanzato e inviterà Olga a lavorare in ebanisteria, facendole costruire un mobile. Dopo aver visto l'eccellente lavoro della dipendente, Giulia si convincerà di poterla assumere. Trascorrendo del tempo con lei sul posto di lavoro, Giulia scoprirà che Olga è anche una appassionata di moto. Interesse che condivide con Sergio. Per questo motivo, la giovane inizierà a essere gelosa della sua dipendente. Maria sarà sul punto di raccontare alla madre la verità sul suo orientamento sessuale anche se alla fine se ne pentirà, temendo la sua reazione. Ian si presenterà alla bottega e Diana la manderà via in malo modo, domandandosi come mai la madre abbia cacciato così il braccio destro del padre. Giulia le chiederà spiegazioni, scoprendo che Liana è la nuova compagna del padre con cui vive da 6 mesi. In questo modo, Giulia verrà a sapere che i suoi genitori stanno divorziando. Eric si scontrerà duramente con Olga e le rinfaccerà tutti i suoi sbagli. In Guinea, Kiros proporrà a Carmen di fingere un nuovo fidanzamento con Victor in modo da non creare sospetti. La giovane accetterà anche se i due innamorati vorrebbero soltanto avere la possibilità di iniziare una vita insieme. Per non commettere gli errori del passato, i due innamorati dovranno tenere gli occhi aperti per non essere scoperti. Patricia continuerà a non gradire la presenza di Alicia e cercherà di mettere in guardia Angel dalla ragazza. Stessa cosa farà Mabale con Kiros, tentando di tenerlo al sicuro. Seralvo cercherà di farsi aiutare da Patricia per incastrare Ventura. Ines deciderà di organizzare una cena romantica per il marito nel tentativo di dimostrargli di essere guarita e di poter tornare in libreria. Più tardi, Ines avrà modo di incontrare segretamente Angel che si scuserà con lei per non averla creduta. Patricia inizierà ad essere molto infastidita dalle continue bugie di Francisco, per poi convincere Victor che Carmen prova ancora dei sentimenti per lui. Că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever.